Ed eccoci Luca Tremolada, Andrea Gianotti, buongiorno Andrea. Buongiorno Luca. Allora, siamo con ospite Gabriele Pinto, attesissimo, acclamatissimo su Twitter. Allora, ricercatore, sì, no, eh, PhD, eh, data science, eh, data scientist, eh, anche data journalist per certi versi. Mettiamo tutto insieme. Romanissimo, no? Sì, sì, romanissimo, di Roma, laziale ma romano. Ecco, andiamo, partiamo malissimo e eh, ci racconterà come ha costruito le mappe delle sezioni elettorali, come ha ricostruito la mappa del tifo, chi è e come lavora. Siete su Data Jobs e questa è la sigla. Allora, partiamo se sei d'accordo con un pezzo, cioè insomma l'ultima tua, tua creazione. Io devo dire che, Andrea, svegliamo una cosa: Gabriele Pinto non ci conoscevamo, mi è stato segnalato via Twitter. Ho visto che fa un sacco di cose piuttosto divertenti, al che ci siamo detti con Andrea. Invitiamolo, così ci racconta un po' come Lavora con i numeri e con i dati. Innanzitutto, una domanda: che lavoro fai? Ecco, cioè, nel senso, perché io poi ti ho dato 40 cappelli, ma poi ce ne serve uno. Sì, io sono un, un dottorando alla, alla sapienza eh, di Roma, al dipartimento di scienze sociali ed economiche. E mi occupo prevalentemente di, di temi di, di scienze politiche. Diciamo, chiamata politica all'economico, ovvero analizzare temi di, di scienze sociali, scienze politiche con un approccio all'analisi economica e un approccio prevalentemente quantitativo. Quindi chiaramente lavoro molto con, con i dati. A parte questo, sono anche un funzionario al servizio studi della ragioneria generale dello Stato, che è il mio secondo lavoro, e alterno questi due lavori in, in diversi periodi. Quindi Andrea è dentro al ministero, capito? Cioè è dentro ai galli. Alla macchina, esatto. Alla macchina. Allora, no, partiamo... Allora, perché ci è piaciuta tantissimo questa cosa? Poi promettiamo che parleremo di Tifo, di Lazio, di Roma e di tutto quanto. Però partiamo dalla parte più nerd, ecco. Cioè, eh, perché Andrea è stato... Poi è stato, sei stato tu che me l'hai subito segnalato. Cioè una cosa sì. che c'è sempre... È piaciuta e, e le, le difficoltà anche nel creare queste mappe, no? Andrea, eh, sì, cioè, nel senso che alla fine è una cosa che prima non c'era eh, in Italia, mancano tanti. File geografici, un file geografico la dico molto rapido, è sostanzialmente è una, una cosa che descrive su una mappa quali sono i confini di alcune cose. Ad esempio, voi sapevate che non sono pubblici, non sono disponibili i confini dei CAP. Se io voglio sapere quali aree fanno parte di un CAP il 23066, dalle parti di Lecco, io non lo posso sapere, nel senso che questo è un file di proprietà di poste che lo tiene molto gelosamente custodito non è un dato pubblico un altro dato che invece è pubblico ma che non esiste dal punto di vista geografico è quello delle sezioni elettorali che in realtà è un dato utilissimo perché così ti fa incrociare il consenso politico con qualsiasi altra cosa di cui uno abbia bisogno il costo delle case piuttosto che non come vedremo anche applicazioni un po' più giocose ma non voglio stare a svelare nulla e quindi Gabriele ha, ha pubblicato questa cosa e ha fatto subbalzare sulla sedia a me e qualche altra persona appassionata sia di politica che di geografia che di dati che di numeri e quindi ho ben detto cavoli per forza questo va subito da Luca e subito bisogna acchiapparselo e fargli fare una mezz'ora, Allora mostraci un po' facci capire sì, eh, intanto ringrazio per l'invito, che ancora non l'ho fatto, e eh, sono molto contento insomma, che questo lavoro abbia riscosso interesse, perché vuol dire che, che era una buona domanda, era una buona curiosità, perché diciamo, il mio lavoro nasce spesso da curiosità, ad esempio cerco dei dati, mi domando se esistono e, e un po' come raccontava Andrea, ho scoperto che i dati sulle sezioni elettorali in Italia no, non esistevano, mi sono domandato se mai qualcuno si fosse preso briga di capire. Come, come si possono costruire. E da qui è nata l'idea, da, da questo problema, ovvero il fatto che in Italia, come, come ricordava prima, non, non esiste un archivio nazionale dei risultati elettorali a livello di sezione e non esistono dati georeferenziati delle sezioni elettorali. Quindi partendo da questo problema mi sono andato come, come risolverlo in due parti. La prima è stata la creazione dell'archivio che i risultati elettorali delle sezioni in realtà sono disponibili sui singoli comuni ma se qualcuno ha mai lavorato con questi dati saprà bene che non, non sono archiviati proprio diciamo, secondo gli standard, gli standard contemporanei nel senso che hanno diversi formati, sono frammentati in tantissimi file e, e la prima parte del lavoro è riguardata appunto omogeneizzare questi dati per, in, per renderli interoperabili ovvero per renderli più facili da, da leggere per, per esplorarli la quanto seconda parte messo? quanto ci hai messo ma diciamo che per un comune ci vuole una giornata e ovviamente ma io anche... Spo spoiler una cosa tu hai mappato per ora Roma Roma Milano Torino e adesso aggiungerò anche Genova e Firenze, che, che ho già raccolto i dati, li devo solo caricare. Ma per Genova e Firenze, ad esempio, la, la, i dati georeferenziati già, 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 già esistevano. Il problema lì è stato semplicemente, cioè, semplicemente eh, ordinare gli, gli archivi dei risultati, che purtroppo spesso hanno nomi diversi, insomma, eh, eh, problemi comuni per chi, per chi lavora con i dati. No, perché ricordiamo, Gabriele, che se io vado a cambiare, perché tra l'altro c'è anche una. Mh... Un tema di scienza della politica, no? Cioè, se io cambio una sezione, ma cambio di, di 600 metri, di 700 metri, sulla base di quelli che poi sono storicamente, insomma, il consenso elettorale verso un partito o un altro, vado poi a cambiare i risultati delle elezioni. Per cui, attenzione, noi parliamo di mappe, non perché siamo dei eh, super nerd e lo siamo, cioè che ci piace, insomma, ritrarre in due dimensioni il mondo. Ma anche perché chi sa, e in questo caso Gabriele Pinto sa, eh, può eh, muovere, spostare i confini, non se ne accorge nessuno e poi si vincono le elezioni. Esatto, cioè, a noi Luca piace moltissimo quello che viene chiamato il gerrymandering, cioè prendere un pezzo di circoscrizione, staccarlo, riagganciarlo e alla fine vinciamo noi. Cioè, questa cosa a ha sempre fatto impazzire. È poco in uso in Italia, ma magari qualcuno riuscirà a intervenire. Negli, in uso... eh. negli Stati Uniti, questa roba qui è, è strategica e centrale. Ecco. Esatto, chi ha il potere decide i collegi elettorali sulla base eh, del risultato per massimizzare il numero di voti. Di... Eh, diciamo così, eletti al prossimo turno elettorale. Da noi eh, immaginatevi se a Roma i municipi oppure a Milano le zone venissero ritagliate sulla base del fatto che un pezzettino viene aggregata una, un pezzettino viene tolto dall'altra per fare in modo che le maggioranze possano permettere l'elezione. Il salotto buono milanese viene messo vicino al, al, esatto. al quartiere confinante dove magari c'è una fortissima componente di, di sinistra oh, o al contrario oggi, però no, non entriamo no. in valutazioni politiche, perché finisce malissimo. No, sì, questo la questione del gerrymandering è una questione che può essere studiata con con questi dati, perché come sappiamo con l'ultima legge elettorale c'è cioè una parte de, del Parlamento che viene eletta con questi distretti eh, uninominali, no, dove c'è solo un candidato che passa e appunto dal design di come vengono disegnati questi questi collegi elettorali chiaramente ne può risultare un, un problema di, di gerrymandering, che però in assenza di questi dati noi non possiamo vederlo a livello di città, perché se non sappiamo come è divisa la città a livello di sezione, poi questo cosa non possiamo andare a vedere. Però vabbè, Mari, comunque, questa è, è, un, è una di quelle domande a cui si può rispondere con, con questi dati. E tornando alla presentazione qui faccio vedere una tabella un esempio della tipologia di informazioni che sono disponibili normalmente ovvero il viario elettorale che è fondamentalmente una tabella che riporta per ogni indirizzo la, la sezione e i civici di quell'indirizzo quell che appartengono a una determinata sezione e il problema era capire come si può trasformare questa in, in informazione e georeferenziarla per ricostruire i poligoni e sezioni come farlo? Fondamentalmente abbiamo utilizzato in primis il geocoding, ovvero prima trasformare questi indirizzi in, in dei punti, in delle coordinate e poi a partire da questi punti eh, mi sono un po' cervellato per capire come ricostruire le sezioni perché non c'è una metodologia su questo. C'è cioè, un progetto molto simile ne, negli Stati Uniti, però di fatto la metodologia per poi da, a partire dai punti ricreare le, le, i poligoni delle sezioni non... Non esiste, io ho provato a dare il mio contributo anche con, con una validazione, ora è una questione molto tecnica, rimando per chi è interessato all'articolo che la descrive nel dettaglio e, e vado un po' poi a, a, al prodotto finale. Il prodotto finale sono appunto un archivio dei risultati insieme a un archivio de, delle sezioni già, codifica, già codificate che sono state inserite in un repository pubblico, ovvero chiunque vi, vi può accedere e ho anche costruito una, una, una piccola dashboard per, con cui si possono visualizzare questi dati. Andiamo al dunque. Che si può fare? Qui faccio uno, dovrebbe essere partito il video, spero, che fa vedere sì, con questa, vedo, la, vecchia versione, la vecchia versione della dashboard che mostra un po' come si possono esplorare i dati, anche i dati delle, dei voti di preferenza nei consigli comunali, che ad esempio... Quel... Quelli non sono disponibili nell'archivio normale, nell'archivio nazionale ufficiale del Ministero dell'Interno. Qui, ad esempio, possiamo vedere come si possono a esplorare le preferenze di un singolo consigliere comunale all'interno di ogni sezione. Queste sono le elezioni, se non erro, de, del 2016 del, del Comune di Roma, ad esempio, queste sono la distribuzione delle preferenze di, di Marcello De Vito. e In questo modo ad esempio possiamo vedere da dove vengono i, cal, i, i, i candidati, i consiglieri e dove hanno i loro fortini elettorali anche no? per ricostruire, ad esempio, quante determinate zone sono rappresentate rispetto ad altre, che, come sappiamo, di solito i consiglieri, nonostante possono prendere i voti in tutta la città, poi, di fatto, la... una domanda, fatto... Una, domanda. Sì. una domanda. Questi dati sono le, le resi Adesso noi stiamo guardando un tuo eh... questa è la dashboard che li mostra. Ok esatto, finale. ma tu hai intenzione di renderli pubblici, di, di creare. perché Tu hai un sito personale, cioè, che, che uso vuoi fare di queste mappe? Che chiaramente in mano a uno scienziato della politica diventano estremamente interessanti. No, ma punto. anche so, Luca capabilmente. Tenendo... Esatto, anche Luca Bandamette sono estremamente interessanti anche se messi in mano un partito. Cioè, un partito politico dice sì. i miei candidati sono forti in queste zone, devo coprire di là, eh, devo cercare dei candidati forti lì. Non mi interessa prenderli a nord-ovest della città, devo prenderli a sud-est perché altrimenti non riesco a ottenere. Quindi sono comunque dati che possono servire a tantissimi usi. Scusami sì, se ti ho è... interrotto. No, hai fatto bene. Entriamo nell'anedotica. Eh... Guardando, immagino che tu segui la politica e quindi hai seguito anche le certo. elezioni recenti del, del vostro sindaco, stiamo su Roma. Eh, C'è qualcosa che ti ha colpito che non sapevi guardando queste mappe? Sì, ad esempio, qua ho, ho, ho un esempio su questo. Quello che vedete adesso, questa è la fine del video, è una. È un focus su, sulla zona vicina a dove abito della distribuzione del voto di, di Calenda, che è stato un po' l'outsider mm. delle elezioni del sindaco a Roma nel 2021. Ora, Calenda per poco non è arrivata al ballottaggio, ma il principale motivo, almeno questo è quello che si leggeva nelle analisi, è che Calenda non è riuscita, ad esempio, a prendere i voti nelle zone, ad esempio, a Roma Sud o nelle zone intorno a, a Torbella Monaca, a Roma Sud-Est. E, e all'altro al municipio quinto. Questo si dice perché Calenda non era credibile in, in, in quelle aree e lì non è riuscito a Scusate ricordiamo eh. per chi non è vicino alle vicende politiche di Roma: che di fatto eh, Roma Sud, dimmi se lo dico bene, è una, un, un, certo. un pezzo di Roma storicamente di sinistra o storicamente legato a eh, partiti del, del, dal, che vanno dal PD a quello che un tempo era la rifondazione comunista, mentre Roma Nord insomma, è la parte più, più fighetta, dico la milanese, dove ci stanno i razziali, la, la, la racconto un po' così, poi tu la racconti meglio, beh, dove insomma, si concentra più insomma, un voto più di centrodestra. Sì. Va bene. Sì. sì, questa è, è fondamentalmente sì, la, la storia. La questione è che se diciamo, a livello aggregato, no, quando uno confronta nord e sud, queste, questi pattern si possono vedere, ad esempio prendendo il voto a livello di municipio, quello che, che mi interessava a me era anche vedere se poi all'interno dei municipi, no, aumentando il dettaglio e la granularità del dato, quindi andando a vedere appunto i dati di sezioni elettorali troviamo pattern simili. e Qui ho preso come esempio la zona intorno al mercato di Valmelaina, quindi una zona che va a cavallo tra il Nuovo Salario e il quartiere di Vigne Nuove, questo è per darvi un'idea, lì c'è uno spazio di 500 metri, ma ci sono delle differenze notevoli, vedete, ci sono delle zone molto rosse, delle zone più chiare, delle zone più verdi, dove il verde è lì dove Calenda ha preso più voti. Qui faremo un po' di aneddotica, non per raccontare o per ecco, parlare vale. di Calenda, per dare alcuni esempi. Eh, ad esempio eh, eh, come possiamo anche incrociare questi dati con altre tipologie di dati geografici come ad esempio quelli del prezzo sugli immobili che prima sono stati citati. Ora questa è via Giovanni Conti e eh, questa è la foto di via Giovanni Conti dove a destra abbiamo eh, il, il complesso delle case popolari di Nuove, mentre a sinistra abbiamo delle palazzine in cortina quindi basta che attraversiamo la strada e vedete che sembra quasi esserci un, un confine. Ora le case di Vigne Nuove, il complesso IACP ACP di Vigne Nuove è anche il posto conosciuto ai più per essere il posto del il luogo del famoso Palo della Morte nel, nel, nell'Incipit del film di Carlo Verdone nel 1999. Ma di partire, cos'è che andavano in Croazia? No? in sì, Avevano aveva un appuntamento al Palo della Morte. E, e, ed era insomma, lì, era, lì. Era, era già lì ed è ancora lì recentemente, hanno messo anche una targa per ricordarlo. Comunque in questa zona qua se andiamo a vedere quanto costano le case, questa diciamo, è una stima veloce, lo potete fare andando su qualsiasi sito di annunci immobiliari e vedrete che lì più o meno una casa costa 1600 euro al metro quadro e lì Calenda prende l'8% dei voti. Mentre a livello Attraverso la, la strada cambia tipologia anche di immobili, questi sono immobili i condomini di Viangelo Caprini che fondamentalmente sono immobili del fondo pensionistico di, di Montepaschi di Siena. Il prezzo aumenta molto, arriva a, raddoppia, arriva a 3.000 euro al metro quadro e anche lo share dei voti di Calenda triplica, passa dall'8 al 25%, ricordiamo che qui parliamo dello stesso quartiere perché sì, attraverso la strada, è, è differente il background sociodemografico e tutto, ma... Accedono, hanno accesso agli stessi servizi, la stessa ASL, la stessa metropolitana, eccetera, eccetera. Andiamo leggermente più a sinistra, questa striscetta rossa che vedete qui, e il prezzo delle case è un po' più alto rispetto al, a, alle case popolari di Vigne Nuove, queste sono case di, de, di, di enti pubblici, in particolare di IMSEL, e qui il voto di calenda è la metà di, di quello di via Angelo Cappellini, e segue un po' il pattern del prezzo immobiliare fondamentalmente. Questa è Diciamo che Calenda è un marker predittore del, del, del costo delle <ride> case a Roma, cioè nel senso uno in base, in base al suo consenso riesce a capire qua, quanto dovrà pagare la, la casa. <ride> Beh, bisogna vedere chi, chi causa cosa se, se cioè, che... noi su questo facciamo un passo indietro no? non ci mettiamo a, fa a studiare principi di casualità di causalità. però insomma è interessante vedere eh, questo aspetto eh. di classe ecco come si diceva un tempo di classe sì. che appunto non è di zona no, perché poi parliamo davvero di, di 30 metri quindi forse non è tanto la zona non è il fatto che quel candidato ora io parlo di calenda ma potevamo parlare di chiunque altro certo, certo, certo. Certo. No, no, ma infatti cioè, è, è un'idea come poi no, si possono mischiare cioè incrociare le, 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 le informazioni e andare anche a questo livello di dettaglio ecco quindi eh, questo su una... presentazione torno qua se sennò... no Ok, no, allora questo su Roma, poi eh, Milano, poi farai anche Genova e Torino se ho capito bene, ma sì. poi le pubbliche che ci fai? Eh, non, ho, non, ho risposto, non ho risposto a questo, non, so che non hai eh, risposto. Eh, eh, no, i dati sono già pubblici, li ho già okay. pubblicati. Sono... Dove? Su, su un repositorio sarebbe un archivio online su, su GitHub che è una, okay, cioè un allora poi ricordiamo che nell'articolo che eh, poi andremo a scrivere che conterrà questa intervista. Mettiamo tutti i dati, su GitHub, su dove trovarti, dove, dove cercarti. Calenda, magari ti verrà anche a trovare sotto casa, <ride> a bussare o, o qualcuno dei suoi e tutto quanto, per me, insomma metteremo tutte le informazioni a. Ehm, parte dei scherzi hai data journalist, chi si occupa di già di date hai data jobs per, plurale per chi vuole scaricare e giocare con questi numeri l'altro tuo lavoro tra l'altro Gabriele mi dà molto fastidio perché Gianotti l'ultima volta adesso lo vedo particolarmente vivo e interessato no? Perché queste cose no, gli ah, piacciono no? ma guardate. un sacco ma un sacco queste cose sono bellissime No, oh, d'altronde io devo far fruttare la mia laurea in scienze politiche di, di qualche decennio <ride> fa, insomma, allora a me qualcosa mi deve pure essere rimasto dentro. L'altro la, diciamo, eh, argomento che ci piaceva un po' affrontare con te è che insomma, non ti sei occupato solo di mappe elettorali, ma quella che vediamo su, tra l'altro. Questa è famosissima perché è andata su giornale, è andata sui siti, eccetera. È la, la mappa del tifo. Sì, questo è un lavoro insieme a, anche a Filippo Celata, un professore sempre della, della Sapienza di, di geografia economica. Sequenziale è... o, o No, Paolo è romanista. romanista ah, okay. Questo è per un par progettino che abbiamo fatto, pubblicato circa due, due settimane fa. Che, che è diventato super virale, super interessato. Questa anche nasce da una curiosità, no? Una, ma qualcuno ha mai visto veramente no? quali sono i quartieri razziali e romanisti e tramite, insomma, un, una procedura di raccolta dati, che sfrutta i dati dei social network, abbiamo recuperato questi dati e creato questa mappa che ha creato un sacco... Ecco due parole su come avete fatto. A... Ma tra l'altro, cioè, eh, anche qui, no? Io l'avevo fatta semplice, vabbè, a nord c'era la Lazio, a sud e eh, così, però per esempio Torre, cioè, so, Portuense è tutta, è tutta azzurra. No, Portuense Ah, Portuense sì, sì là sotto Staccio, diciamo, quelli, questi, Staccio, la sottodestaccioense. Di qui diciamo questi è stata una ci sono i mugales di totti, cioè nel senso, alla garbatella ci sono mugare palazzi dedicati, santuari, capito? Cioè, lì com'è no, la va. storia? Questo chiaramente è stato uno degli aspetti più criticati di questa mappa, perché appunto in realtà le zone blu non sono le zone dove ci sono più laziali che romanisti. Cioè, in tutte le zone sono di più i romanisti e le zone più blu sono zone dove i laziali sono di più rispetto alla media. Ah, quindi, okay. diciamo, questa visualizzazione perché altrimenti avremmo dovuto fare due mappe separate, cioè altrimenti sono sempre no, quando si visualizzano i dati, come sappiamo eh, ci sono tanti metodi che possono distorcere alcune informazioni rispetto ad altre. Quindi, aspetta, Volendo... Allora, quindi quello che ci stai dicendo è che ci sono più tifosi romanisti lo dico tu, malgrado ovunque. ovunque eh, no. sì. Okay. come ti e, giri tra un eh, romanista sicuro esatto però quello che vedete quindi nella mappa quindi non è la densità di laziali rispetto a ma è dove c'è un, una controtendenza un fenomeno in crescita no cioè sei sopra la media c'è cioè, ci sono dei combattenti laziali che non, non accettano <ride> la insomma, resistenza bianca azzurra la resistenza laziale sul territorio è interessantissimo questa cosa qua esatto esatto la possiamo interpretare così cioè ma chi è... ha detto in modo più cattivo è dove i laziali si sentono meno soli anche <ride> <ride> però ma, eh. ma da laziale cioè perché poi la cosa interessante di queste mappe è che poi ti chiamano in 400.000 cioè eh, quali sono state le reazioni tue personali? Cioè cammini ancora per strada, ti vogliono bene? Ti salutano? O i parenti ti hanno disconosciuto? No, sì, molti mi hanno detto, ammazza, ce ne vuole di coraggio per un laziale per fare no, una mappa in cui dici che sono tipi romanisti. Però questa chiaramente è cosa, è cosa nota, d'altronde, che, che i laziali sono medio romanisti, ma anche tra virgolette un po'... Per noi è anche un po' l'orgoglio, quindi non è che. Eh, è, non no, è ma infatti, ma c'è no? un treno. Quella è stata me. la critica ecco dei, dei miei amici. I romanisti veramente... non hanno detto niente, no? I romanisti no, vabbè, chiaramente i romanisti, tutti i romanisti sono arrabbiati perché hanno visto. No, delle, delle macchie blu e dicevano: non è vero che lì sono di più laziali, perché no, non, non hanno letto bene le, le istruzioni della mappa. E quindi. Questa, perché altrimenti, se uno dovete, dovesse aver, dovuto far vedere solo il rapporto, sarebbe una, semplicemente una mappa giallo-rossa. E Ma anche cosa... perché poi di solito le critiche sono: no, non è vero perché il mio vicino è della cioè, eh. per cui no, questi sono stati... in quei termini i risultati sono stati abbastanza accettati, validati ecco, da, da, dalle discussioni nei bar o da, da quello che leggevamo. No, uno dovrebbe far conto, quanti, no, quanti eravamo? in classe elementari fai il conto e vedi se ti torna il e numero quindi è la mappa più accettata nei bar di Roma bellissimo <ride> la <mappa più> <ride> di Roma. validata, è la mia, validata la mia, la mia nei peggiori bar romani comunque più o meno rispetto alle informazioni insomma quelle erano le leggende metropolitane sui Wikipedia c'è tutta una pagina che raccontava questo più o meno ci, ci si ritrova le, le sorprese devo dire non le sorprese forse ecco quartieri forse San Basilio No, perché spesso si dice no, che i laziali sono solo nei quartieri più, più sì, ricchi sì. e non, non sono presenti nelle borgate. In realtà ci sono borgate, appunto, Labaro, Chidene, San Basilio, dove i laziali ci sono e come almeno ci sono di più rispetto alla media. Mentre, ma, ecco, questa ma, forse è un po' la. Quindi vediamo un po' se riusciamo, Andrea, a capire, cioè, quindi il prossimo passo è quello di sovrapporre, no? Dillo tu eh. che lo dici meglio, Andrea. No, allora, cioè, alla fine la nostra grande curiosità è ma quelli che hanno votato Calenda sono della Lazio o della Roma? Cioè, voglio dire, sovrapponendo i due lavori qualcosa verrà fuori. Cioè, non è possibile che sia una distribuzione del tutto casuale. Non ci crederò mai, se anche me lo dici. Cioè, vabbè, diciamo che tutti i fenomeni, la, la prima regola della geografia, chiaramente essendoci dei, dei cluster, chiaramente... C'è sicuramente una relazione, cioè se noi li sovrapponiamo, c'è un, una relazione. La grande domanda mi direi è che Michetti è della Vazzi, è andato anche allo stadio Alberni, forse questo chissà se è vero. Sposta, eh, mentre a Milano diciamo che questa cosa. Eh, conta Come... fino a un certo punto sulla mia gente veramente praticona che non guarda proprio al guarda alle cose da Milanese: l'ambiente, la pulizia dell'aria, insomma, le, le, le strade pulite, e, insomma, il, il fatto di avere un sindaco. Con tanto da... nel... No, Dicevo Luca, non tanto delle prossime due settimane, ma è l'unico periodo dell'anno in cui, ecco, magari è meglio non parlare di calcio prima di accertarsi l'altra allora persona sapere, a Milano che cosa, che cosa pensa a proposito. Ma allora devi sapere Gabriele che Andrea è, è uno sporco interista, io sono un genuano, però di famiglia sono milanista, questo ci rende per le prossime settima, due settimane dei separati in casa. Rapporti adorando, eh? I rapporti diventano molto complicati. Ci stiamo vedi. lavorando su Milano perché, ovviamente, ce l'hanno chiesto. E... Ah, vedi, vedi? Comunque, per tornare alla domanda di prima, io direi che alcune leggende: no, c'è molta la leggenda del Laziale Pariolino di Roma Nord che vota a destra. In realtà, ad esempio, in quei termini, oggi il quartiere, ad esempio, dei Parioli è il quartiere più di sinistra a Roma insieme al, a quello del centro storico e in realtà Almeno secondo i nostri dati, il quartiere di, Strettamente dei Paroli è un quartiere più, è più romanista anche rispetto alla media di, di altri quartieri. Quindi la famosa no, come si dice, etichettatura laziale di destra di Roma Nord in realtà non si ritrova. Tranne forse ecco, alcuni quartieri come proprio nel, se andiamo a zoomare su Tor Di Quinto, sulla zona di Vigna Clara, quindi la Roma Nord è più. Che poi Gabriele, questa è la, allora. la fotografia plastica di Caterina Vancittà. Te lo ricordi questo film straordinario dove c'era lo scambio, tutto ambientato a Roma, dove c'era lo scambio? Vabbè, ma quelli di sinistra sono quelli ricchi col papà professore universitario, e quelli di destra siamo noi, poveracci, che, che invece cioè, che poi c'era questa, questa componente eh, raccontata benissimo, tra l'altro, e che poi emerge anche da qui. Insomma, mi sembra sì. che si confonda. forse anche premonitrice quel film perché se non sbaglio eh, tipo è tipo del 2004 prima che insomma che, che i quartieri è del vero. centro virassero verso in maniera La... così decisa tra l'altro sì. va bene Andrea eccomi Io... allora, lo congediamo lo congediamo lo congediamo, aspetta, toriamoci di noi lo congediamo, è stata secondo okay. me una, una bellissima chiacchierata poi Uh, come dire, foriera di ulteriori successivi approfondimenti, perché tanto di elezioni in Italia ce n'è una ogni settimana. Quindi, alla prossima elezione, lo chiamerò sicuramente per capire come la gente ha votato e eh, ai prossimi scudetti lo, lo chiameremo sicuramente per capire come è il tifo a Milano, tra milanisti e interisti siamo molto interessati. Già Luca, non so se ti ricordi, sono due approcci di analisi complementari, già in passato avevamo ospitato chi aveva proposto la mappa del tifo, no? partendo da altre fonti, sostanzialmente dai dati di mobilità quelli che si spostano verso San Siro quando gioca l'Inter, quelle che si spostano verso San Siro quando gioca il Milan, da dove partono, guardando proprio i cellulari e le celle, come si, si muovono. No? Ed è interessante capire anche in relazione invece alla vista dei social network. Quindi mi pare di capire, fosse questa la tua base di dati, sì. eh, insomma, anche riuscire a trovare. Eh, visioni a conferma di come un singolo fenomeno, qui tornando da un aspetto un po' più serio, ma partendo da diciamo, un oggetto ludico, come un singolo fenomeno sia analizzato da punti di vista, poi secondo me porta agli stessi risultati, purché ovviamente il processo sia scientificamente validato e che i dati siano quantitativamente e qualitativamente eh, di buona qualità appunto e, e, e disponibili nella quantità adatta per questo tipo di analisi. Eh, mi sembra comunque un lavoro personalmente insomma, un lavoro assolutamente interessante anche dal punto di vista scientifico ovviamente soprattutto nel cercare di ricreare eh, quelle informazioni eh, mi piacerebbe, ma questo lo dico più da lettore per te, ma un po' per tutti, anche poi per il pubblico. Eh, non so se poi faccio qualcosa tu quando lavori per la ragioneria dello Stato, ma magari segnalo a qualcuno che passa: sarebbe carino avere questi dati per tutta Italia, non solo per le grandi città, non solo per i capoluoghi, non solo per le l'area metropolitana, perché ah, anche certo. Saronno per dire è divisa in sezioni esattamente come Milano, come Roma, eh, in grandi città. Medie o medio piccole, non solo il micro comune che ha una sola sezione. Sì, L'invito allora. sempre quello: dati a prendi, no? a prendi esatto, tutti i dati, esatto. dati, a disposizione perché c'è sempre dall'altra parte dello schermo un Gabriele Pinto che prende e ci lavora. Ma infatti, esatto. io volevo chiudere su una domanda su di te, se, se mi permetti. cioè certo. mh, Innanzitutto, che consiglio dai? Perché tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 31. Ok, che consiglio dai a eh, un, un ragazzo che vuole formarsi e vuole giocare con i numeri? Come stai facendo tu? Il diciamo io, ad esempio, io ho un background da, da economista, fino a quattro anni fa non avevo, non avevo mai scritto una riga di codice. Il, il mio consiglio spassionato è, è impararsi un linguaggio di programmazione, che è una cosa abbastanza semplice, si può fare anche in modo autodidatta. Io personalmente appunto una, quattro anni fa prima lavoravo in Olanda nel campo dell'economia dello sviluppo, facevo tutt'altro, a un certo punto ho deciso di tornare a vivere in Italia e insomma si parlava tanto di data science, ah, proviamoci, cioè, avevo un buco, mi sono iscritto a un, a un piccolo master di data science e sistemi complessi e lì ho imparato insomma le basi e, ed ecco, adesso ho uno strumento in più per rispondere alle domande e alle, eh, alle mie curiosità, che chiaramente, anche vedendo, chiaramente oggi nell'università italiana purtroppo non forse ecco questi strumenti non, ecco, so, sono skill tecniche che, che possono ovviamente darti la possibilità di accedere a, a più lavori, eh, ma anche la possibilità di, di rispondere a più domande. Ed ecco. La maggior parte delle persone è spaventata no, da questa cosa de dell'essere informatico. Io ecco il mio suggerimento è che ormai con, con tutte le informazioni, il supporto che c'è su internet, eh, e fare data science eh, è molto più, è, è più accessibile di quello che si pensa: Questo, i dati ehm... che ti potrebbero, che vorresti su cui vorresti, i prossimi dati su cui vorresti lavorare, e che magari eh. non trovi. Eh, questa è una, una bella domanda. Ho una lista. Perché normalmente io ho una lista di curiosità che mi appunto. Poi vado a cercare se qualcuno l'ha fatto, e se non c'è nessuno che l'ha fatto, mi ci metto a farlo io così su due piedi, lo eh, sai che... va bene. Va bene, va bene yeah. così. Allora, magari, se ti viene dopo lo scriviamo nell'articolo. noi ehm, Io saluto Gabriele Pinto per essere stato a noi, saluto Andrea Giannò. L'appuntamento è per la prossima settimana, parleremo con degli studenti di, di, di statistica e di data science e altre cose. Grazie e arrivederci.